Marina di Ressa. La nostra scuola ha sempre avuto un particolare interesse per l'innovazione tecnologica. È dotata di LIM per tutte le classi da oltre 15 anni, prima con l'aiuto dei genitori, poi aderendo a PON del Ministero. Ha svolto numerosi corsi di informatica e di coding, partecipando a concorsi e quiz alla settimana Code Week, organizzata dall'Università di Urbino. A breve verrà realizzata anche un'aula per la realtà immersiva, con i fondi del PNR. Tutto questo perché pensiamo che la tecnologia possa essere utile ad aumentare le nostre capacità di apprendimento attraverso gli ambienti mediali che modelliamo e abitiamo e che ci rendono protagonisti e non passivi fruitori. Ringraziamo per questo dono che mette a nostra disposizione una tecnologia con alte prestazioni, trattandosi di un prodotto Apple che sappiamo essere leader del settore. Era giusto e doveroso fare aprire a loro, vincitori della passata edizione, il servizio su questa bella iniziativa del gruppo ERA. Digi e Lode, infatti, premia i comportamenti sostenibili che si trasformano in fondi destinati a favorire la digitalizzazione nelle scuole. La scuola primaria Marino di Ressa, vincitrice nel 2022-23, ha ricevuto l'assegno di 2.500 euro spendibile in tecnologie didattiche. Soddisfatto e emozionato, il responsabile controllate Marche Abruzzo di Eracom, Gilberto Tinti. Dottor Tinti, diminuire l'impatto ambientale per aumentare la disponibilità tecnologica e digitale nelle scuole, una grande e bella iniziativa. Sì, grazie della perfetta sintesi. Il progetto di Gelode punta proprio a questo. Far sì che con i comportamenti virtuosi e rispettosi dell'ambiente da parte dei nostri clienti delle forniture gas ed energia elettrica si possa anche dare un contributo tangibile alle scuole del territorio nella digitalizzazione, che è un argomento